Di solito le confezioni dei prodotti sono così ricche di informazioni che è difficile notare il lavoro artistico che c'è dietro la loro creazione. Non è cosa facile realizzare un imballaggio che sia unico, riconoscibile e che attragga il consumatore. Tutti i prodotti vengono imballati. La produzione dell'imballaggio inizia con la combustione di una lamiera di alluminio. La lamiera viene posizionata in un cilindro e bruciata con un laser. Dopo 6 minuti compare l'immagine. Questa lamiera verrà utilizzata per imprimere le immagini sugli imballaggi. Il laser deve essere calibrato utilizzando questa scala. La stampa inizia con il mescolamento manuale degli inchiostri. Se il colore desiderato non è disponibile, deve essere creato unendo colori preesistenti. Viene realizzato un inchiostro di prova. Quindi con l'ausilio di questa pressa manuale si eseguono i test del colore. L'inchiostro viene impresso su carta e messa a confronto con quello pensato per la confezione finale. Questa è una macchina da stampa a 6 colori. La macchina segue un processo di aspirazione e frizione e stampa 8000 fogli l'ora. La lamina per la stampa viene posizionata nel rullo, dove entrerà in contatto con i rulli inchiostranti. Per evitare che i contenitori si secchino, si mantiene la viscosità dell'inchiostro con un oscillatore. La stampa è costituita da diverse unità di colore. Il foglio passa da una all'altra assorbendo un colore diverso a ogni passaggio. Infine viene eseguito un controllo qualità per accertarsi che i colori e le posizioni siano corretti. L'ultima fase consiste nella piegatura e nell'incollaggio delle scatole. Questa lamina scanalata imprime sul cartone i punti di piegatura. Questa macchina esegue il taglio, la goffratura e la decolorazione dei fogli a un ritmo di 6000 pezzi l'ora. Le matrici tagliano il cartone e poi, con la lamina scanalata, segnano i punti di piegatura. Questo foglio viene inserito nella matrice per uniformare il taglio dei fogli. Questa enorme pila di 3000 fogli è pronta per essere tagliata. Gli alimentatori per la goffratura lavorano tra i 6 e gli 8000 fogli l'ora. I rulli guidano i fogli verso la macchina da stampa. Qui vediamo la goffratura, poi il controllo della precisione. Qui si esegue il taglio dei fogli. Il dispositivo per il taglio rimuove i pezzi inutili e i frammenti di cartone vengono aspirati per essere poi riciclati. I frammenti possono anche essere rimossi manualmente, con un martello. Quindi vengono inviati al riciclaggio. Le parti restanti costituiscono l'imballaggio. L'unità di incollaggio può realizzare da 30 a 40.000 pezzi ogni ora. Questa fase inizia con la piegatura dei fogli, quindi i lati della scatola vengono incollati. Per realizzare un imballaggio sono necessarie tra le 5 e le 8 fasi. Ogni giorno questa fabbrica produce tra 1 e i 2 milioni di scatole che richiedono l'impiego di quasi 4.000 tonnellate di cartone l'anno. Tra poco a Come è fatto? Le colture tessutali.
Un innesto epidermico può salvare la vita e offrire una speranza a coloro che hanno subito gravi ustioni. Inoltre, il mais in scatola. Tutti gli appassionati di apparecchi meccanici apprezzeranno il nostro viaggio dalla raccolta all'inscatolamento del grano turco.